Eccoci tornati, un applauso a Javier Girotto, sta oggi con noi. Allora, torniamo nel nostro tour in Calabria, siamo al centro commerciale di Bovalino, la notte dei saldi, c'è Gabriel Garco sul palco, ci siamo noi intorno, e che cosa sta per succedere? È una cosa sola, avere il cellulare. Quindi ognuno di voi che ha un cellulare, ok, e che voglia fare sta bella foto, da però priorità a quelli che hanno il libro in mano. Tu. Allora, sta per partire il treno delle fotografie e delle dediche sui libri. Io in quel momento, lo posso dire adesso, non mi sento benissimo. Sto anche in un momento di difficoltà personale che Antonio può testimoniare. E però a un certo punto, per qualche motivo, attiro l'attenzione del DJ, VJ, dell'intrattenitore, che mentre c'è Garco là dietro, voi adesso cominciate a guardare Garco più che tutto quello che avviene, mi individuo in mezzo a tutte queste teste e mi fa tu, sarei io. E io non capivo ovviamente che ce l'avesse con me, mi guardavo intorno come gli altri, finché poi è stato inevitabile. Tu, il signore con la barba, venga. Facciamo passare quel bel signore lì. Si girano tutti quanti. Quindi io in quel momento ho tutte le garchine, i garchini, il centro commerciale, ho tutti quanti che mi guardano a me, che stavo cercando una via d'uscita per andare a prendere aria in realtà, con la telecamera, divento il centro d'attenzione, d'attrazione. Ma con me ce l'hai? E Garco dice, e questo che cazzo è? Giustamente. Mi capita di vedere la sette venerdì sera, no? E questo signore qua di Italy, che qua stasera? Perché non me lo applaudite? Ma lasciate da quelli. Come vai qua? Giro. Giri per cosa? Giro per il paese. Giri per i paesi? Io non sapevo che dice, come te la spiego, cioè è lunga da spiegare adesso, non mi sembra il momento, il caso, certe cose vanno spiegate con un po' più, soprattutto con Garco là che freme pure lui. Campagna elettorale. Perché il 26 dicembre... Il 26 gennaio. Lui dice poi il voto del 26 dicembre, pure lui era un po' confuso in quel momento. Stato. Sì, se va a campagna elettorale, non là stanno a firmare i libri, devo dire. Io sono senza libro. Sono solo gli altri. Hai capito? Occhio, dai. Tranquilli. E qua c'è Garco, finalmente. Sì, ma se preoccupi signora. Con i primi selfie, sì. Complimenti da poco. Non è semplice. Da quel momento le foto mie sono aumentate del 100%, cioè è stato un attimo. Tu te lo sai che c'è? Se fammi la foto con lui, tanto là ci arriviamo. Addirittura, signora. Ma arrivato. Oltretutto dicono che ha altre preferenze. Perché là ci arriva. Ma Michele, se abbiamo lasciato... Tanto dicono pure che ha altre preferenze, dice la signora. Quindi non ce vado neanche sul palco. Sai che c'è? Molestare abbondantemente il pubblico. Adesso tutti gli occhi sono su Gabriel. Questo pure ci ricorda qualcosa. Questo pure ci Questa è la radio, no? E tu di dove sei? Io sono di qua, della Calabria. Ma c'è sta Garco là. Fammi capire. A quel punto vengo coinvolto in un'intervista radiofonica. La serata prende tutta un'altra piega.